Il dolore della parte bassa della schiena, quindi della zona lombare, unito al dolore della zona del bacino, è il sintomo muscoloscheletrico più comune in assoluto. Essendo un problema così diffuso, è evidente che le cause possono essere molte e disparate, e in questo video affronteremo una delle cause più comuni, almeno nella popolazione occidentale, che sta molto seduta, cioè la rigidità della muscolatura degli arti inferiori delle gambe. Vedremo come capire in modo semplice se i muscoli delle tue gambe possono essere una potenziale causa di mal di schiena e naturalmente vedremo anche dei semplici esercizi per migliorare la situazione. Continua a guardare, se questo video ti sembra interessante, lascia un commento o un mi piace, iscriviti al canale e se vuoi rimanere aggiornato sui video, attiva la campanella delle notifiche. Allora, i muscoli che andremo a testare ed esercitare sono il gruppo dei muscoli posteriori della coscia, il retto femorale, muscolo anteriore della coscia, il gruppo dei muscoli del polpaccio, i glutei e l'iliopsoas. Tutti questi muscoli possono essere potenzialmente troppo contratti, quindi contribuire ad essere causa di mal di schiena. E non è necessario che siano troppo contratti a causa del come ci muoviamo o delle cose che facciamo. Nel tempo ho smesso di fare troppa dietrologia sulle cause dei vari accorciamenti o contratture. Molte persone sono semplicemente fatte così. Allora, il primo gruppo di muscoli che vediamo sono i muscoli posteriori della coscia, anche chiamati schiocrurali, un gruppo di muscoli che va dalla parte posteriore del ginocchio al bacino ed è per questo che possono entrare in gioco nel mal di schiena. Come faccio a capire se sono troppo contratti? Ci sono tanti test, ma una cosa semplice che posso fare è: mi metto in questa posizione, riesco a stare con la schiena anche soltanto più o meno dritta o sono costretto a stare così? Beh, se è così vuol dire che ho già un buon grado di accorciamento. Riesco a prendere la punta dei piedi oppure non ci riesco minimamente? Se non ci riesco, anche questo è un segno di accorciamento. Una volta che l'ho presa, posso anche accennare almeno un po' di raddrizzamento della schiena? Non riesci neanche a pensare all'idea. Ecco, tutte queste cose ci dicono quanto è il nostro grado di accorciamento. Chiaramente così è già un grande grado di accorciamento, se già riesco a prendere la punta dei piedi va benino. Detto questo, comunque, se ho un certo grado di accorciamento posso trarre beneficio da un allungamento. E che cosa vado a fare? Mi metto a pancia in su, piego la coscia a 90 gradi, unisco le mani in questo modo dietro al ginocchio, porto su la gamba fino a quando non avverto tensione nella parte posteriore della coscia. Tengo 5-6 secondi, rilascio, ripeto e ripeto una decina di volte da una parte tenendo la tensione 5-6 secondi e una decina di volte dall'altra, magari faccio anche 2-3 giri. Il secondo gruppo di muscoli che vediamo sono i muscoli del polpaccio, il gastrocnemio e il soleo. Sono importanti nel mal di schiena, sono quelli responsabili del dolore quando portiamo le scarpe troppo basse o i tacchi troppo alti. Come faccio a capire se sono molto accorciati? Semplicemente mi piego in avanti. È meglio se mi piego davanti a uno specchio, perché quello che voglio vedere è se questo angolo, l'angolo della caviglia, si apre molto, se tendo ad andare all'indietro in questo modo. Ecco, più l'angolo della caviglia si apre e più il polpaccio è accorciato. Idealmente dovrebbe essere perpendicolare al terreno, però insomma nessuno è perfetto. Però se il mio angolo si apre molto significa che il mio polpaccio è piuttosto rigido. Allora che cosa posso fare? Posso prendere una prolunga, un asciugamano, una fascetta, mi metto in questa posizione, porto la punta dei piedi verso l'alto, ecco qua, e raddrizzo la schiena. A questo punto, ginocchia ben dritte, io voglio sentire una tensione proprio nella zona del polpaccio, respiro lentamente, mantengo la tensione un minuto e mezzo e ripeto 3 volte. Parliamo ora del retto femorale, muscolo molto interessante soprattutto per chi ha anche dolori nella zona dell'anca o nella zona del ginocchio. Come faccio a capire se il mio retto femorale è troppo contratto? Molto semplice, mi appoggio ad una parete, riesco a prendere la caviglia? Se già non ci riesco, ho già un più che significativo accorciamento. Riesco a raddrizzare la schiena? Riesco a portare il ginocchio contro l'altra gamba? E una volta fatto questo, riesco ad arretrare un po' al modo da portare le gambe allo stesso livello? Ecco, se non riesco, in misura di quanto ho difficoltà a fare questo esercizio, beh, tanto più ho difficoltà a fare questo esercizio, tanto più è l'accorciamento del mio retto femorale. A questo punto che cosa faccio? Semplicemente l'obiettivo è quello, quindi di essere in questa posizione. Mantengo la posizione che riesco a tenere per una trentina di secondi. Rilasso. Ripeto, e l'obiettivo è di essere sempre più vicino con la gamba all'altra e più o meno allo stesso livello.
Certe persone hanno talmente tanto accorciamento che non riescono neppure a prendersi la caviglia. In questo caso posso provare a fare l'esercizio da sdraiato sul fianco e in genere prendere la caviglia diventa un po' più difficile perché c'è meno tensione in generale. Per quanto riguarda i glutei, il mio consiglio è semplicemente di provare l'esercizio e vedere se senti una tensione abbastanza significativa. Quindi provo a sdraiarmi a pancia in su, piego la gamba, con la mano opposta mi metto sulla faccia esterna del ginocchio, tengo la gamba rilassata e solo con la mano porto verso l'interno. A questo punto, se sento una tensione discreta, più che discreta, sui glutei, posso mantenerla senza che sia eccessiva per una trentina di secondi, 3-4 volte per lato. Se invece riesco ad andare agevolmente e più che il gluteo sento comprimersi a livello dell'inguine, nella parte interna della coscia, allora posso anche bypassare questo esercizio. Per quanto riguarda l'iliopsoas, ultimo muscolo che vediamo, il mio consiglio è di fare l'esercizio in ogni caso. Testare l'iliopsoas già è difficile farlo in modo affidabile a livello professionale, figuriamoci con un autotest. E poi si è proprio visto che nella maggior parte dei casi di lombalgia abbiamo un muscolo iliopsoas eccessivamente contratto, quindi le controindicazioni sono poche, abbiamo solo dei vantaggi nel fare in ogni caso questo esercizio. Esercizio già visto in altri contesti. Consiglio sempre mettere qualcosa di morbido, un cuscino sotto il ginocchio, perché altrimenti il ginocchio fa male. Raddrizzo la schiena, posso avere degli appoggi laterali per l'equilibrio e l'idea è, con la schiena diritta vado in avanti come se volessi fare una sorta di spaccata frontale e devo creare una tensione in questa zona. Una volta che ce l'ho, mantengo una trentina di secondi e vado a ripetere un 3 o 4 volte per lato. Ok, questi erano 5 test ed esercizi per vedere se la rigidità dei muscoli delle gambe può in qualche modo entrare in gioco nel tuo mal di schiena o addirittura essere l'unica responsabile. Il mio consiglio è di fare questi esercizi tutti i giorni, o meglio quelli in cui hai dimostrato più difficoltà, tutti i giorni nel momento della giornata in cui in genere hai meno mal di schiena o comunque hai meno rigidità, meno affaticamento, quindi nel momento in cui stai meglio. Nel giro di una o due settimane vedrai già dei miglioramenti e ripetendo quelli che sono i test vedrai che c'è un cambiamento. Questi test, questi esercizi sono soltanto un esempio di quanto sia semplice fare qualcosa di positivo per la nostra schiena, per la nostra colonna vertebrale. Se soffri di mal di schiena cronico e vuoi un piano ancora più preciso rispetto a quelle che possono essere le tue caratteristiche, rispetto al tuo problema, allora ti può interessare anche la mia guida mal di schiena passo dopo passo. Si tratta di una videoguida che grazie a una serie di test e procedure come quelle che hai visto ti permette di capire esattamente quali sono i consigli, gli esercizi e le progressioni più adatte al tuo caso. Se ti interessa puoi anche scaricare una demo gratuita della videoguida con il link nella descrizione del video. Se hai domande, suggerimenti, falli pure nei commenti, rispondo a tutti nel più breve tempo umanamente possibile, a patto però che la domanda sia in tema con il video naturalmente. Se ti interessa rimanere aggiornato sui prossimi video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Fammi sapere com'è andata e ci vediamo alla prossima.